Benvenuti a un nuovissimo video. Oggi siamo tornati in un nuovo spacchettamento e sono molto felice di dirvi una piccola cosa. Innanzitutto voglio dirvi che il 7 e l'8 maggio sarò a Foggia al Festival del Nerd, che si svolgerà alla Città del Cinema. Poi più avanti farò un video dedicato apposta, in caso vi lascio il link dell'evento in descrizione, dove potete acquistare i biglietti e tutto quanto. Ma sarò anche al Comic Con il 24 aprile. Farò anche su questa cosa un video a parte per spiegarvi dove trovarmi, eccetera eccetera, perché comunque non vado al Comic Con come ospite, come è successo a Romix, ma andrò come visitatrice. Quindi non sarò tipo in uno stand, sarò in giro, però ho intenzione di organizzare un raduno lì vicino. Appena vedo la mappa del Comic Con farò un video, vi spiegherò con la mappa dove potremo trovarci, a che ora, bla bla bla. E insomma, passeremo un po' di tempo insieme. Cosa faremo in questo video? Innanzitutto dovete immediatamente lasciare un mi piace. Dovete lasciare un mi piace subitissimo, perché sono tornati gli spacchettamenti della One Up Box, che questo mese è un nuovo tema rispetto all'anno scorso. Che cacchio dico? Il mese scorso, come al solito, perché vi ricordo che queste scatole arrivano ogni mese con all'interno dei gadget fichissimi e ogni mese hanno un tema diverso. Ma come cacchio sto parlando? Il tema di questo mese lo scopriremo insieme come al solito. Intanto i miei capelli sono terribili perché mi sono appena svegliata, però apriamo la scatola. Allora, appena apro vedo subito un pupazzetto di una tartaruga ninja. Eccola qua. Purtroppo non vedo le tartarughe ninja da tantissimo tempo, quindi non mi ricordo qual è questa. Adesso mi ammazzerete. È Donatello, se non mi sbaglio. Sì, dovrebbe essere Donatello, ma non ne sono sicura, perché appunto non vedo le tartarughe ninja da tantissimo tempo e quando ero piccola non andavo proprio matta per le tartarughe ninja, quindi non mi ricordo. Però il mio preferito era Michelangelo, questo me lo ricordo, che se non mi sbaglio era quello con la mascherina arancione. Non ammazzatemi se sbaglio. Poi abbiamo la maglietta, come al solito, che è su Wonder Woman, Batman e Superman, giustamente perché è uscito il film Batman vs Superman. Però è figa questa maglietta, è molto molto carina, la stampa sembra anche fatta parecchio bene, ed è Wonder Woman che divide Superman e Batman che vogliono combattere. Poi c'è una cosa fichissima, che sono praticamente dei lacci per le scarpe di Super Mario. Aspettate che lo prendo. Praticamente, vedete, sono lacci delle scarpe di Super Mario per le scarpe, le scarpette, e ci sono sopra, voi non so se riuscite a vedere perché non mette bene a fuoco, ci sono la coroncina, il funghetto e Bowser, molto molto carino. Poi probabilmente le metterò le mie Converse rosse perché sono molto belli. Poi abbiamo una calamita, ecco qua, che però, oddio, qual è il senso? Questo dovrebbe essere una calamita che si divide in due, la bisogna unirla. Non so se si è ho colpito il microfono. Non so se si è tagliata o altro, ma non penso, credo che sia più che altro una calamita che bisogna unire. Ed è molto carina, molto molto carina. Dice: "Do you ever wonder why we are here? Why are we here?" Non lo so, non ho idea, però è carina. Poi c'è una cosa molto molto bella, che è un'esclusiva One Up Box, che come al solito in ogni scatola c'è sempre un'esclusiva One Up Box che non si può trovare se non acquistando questa scatola, che è questa meravigliosa spilletta. Guardate quanto è figa, è una spilletta di Batman ed è meravigliosa. Sì, è fichissima, cioè è anche un materiale strano, bello, il colore mi piace. Insomma, una spilletta degna di nota che probabilmente attaccherò sul mio zainetto. E infine, ultimo ma non ultimo, la solita spilletta che ci dice che il tema di questo mese era Versus. E tutti ce l'aspettavamo perché c'è stato appunto il film di Batman vs Superman. E questa qui è la spilletta, molto carina, la aggiungerò come al solito alla mia collezione di spille, che è proprio proprio figa. Poi come al solito abbiamo qui la solita il solito volantino che ci dice cosa avremmo potuto trovare. Avremmo potuto trovare tutte quante le tartarughe ninja, Raffaello, Donatello, Michelangelo, bla bla bla. Poi la maglietta ci fa vedere il Vault Note. Va bene, lasciamo stare e andiamo avanti. Prima di concludere il video, perché non ho altre scatole da spacchettare, di solito ne spacchetto di più, ma questa volta me ne è arrivata soltanto una. Prima di concludere il video voglio semplicemente dirvi che molto presto uscirà il vlog dedicato a Romix, dove farò vedere tutte le fanart che mi avete fatto, dove racconterò la mia esperienza, perché sì, ho fatto l'after movie, però dall'after movie non si capiscono molte cose che sono successe
che ho bisogno di raccontarvi cose belle, tranquilli, sono tutte cose belle. C'è anche qualcosa di cui voglio, tra virgolette, lamentarmi, però non è colpa vostra, ecco. Intanto, ragazzi, voglio anche dirvi che il mio lavoro da videomaker sta andando molto bene, sto collaborando con tantissima gente, sto ricevendo molte più richieste, sono molto contenta. Quindi, se volete seguirmi non solo come youtuber, ma anche come videomaker, io vi consiglio di mettere mi piace all'altro mio canale e all'altra mia pagina Facebook, dove appunto carico aggiornamenti continui sul mio lavoro da videomaker. E mi piacerebbe il vostro sostegno anche lì, perché è una cosa che è la cosa che vorrei fare nella vita, e quindi il vostro sostegno è molto molto importante per me. Non so se si nota che mi sono appena svegliata, quindi se sentite una voce strana, se ho una faccia strana, è perché mi sono alzata dal letto appena 5 minuti fa, perché è sabato mattina, voi vedrete questo video sabato pomeriggio o sabato sera, ancora non lo so, e quindi dovevo registrare per il giorno stesso, perché ieri non ho assolutamente potuto, perché ho dovuto studiare un sacco. Quindi, ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like, tanti commenti, dovete distruggere quel tasto di mi piace come al solito. Molto presto ci saranno tante novità, tante nuove cose sul canale. Restate aggiornati, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Giovedì a tutti, ragazzi.